Buonasera, benvenuti al TG Nord. Oggi pomeriggio a Treviglio il presidente della Regione Lombardia, segretario federale della Lega Nord, è intervenuto all'assemblea di Confindustria Bergamo. Il nostro inviato Marco De Luca lo ha intervistato a margine dei lavori. Oggi si parla di Confindustria qui nella Bergamasca. La situazione in tutta la Lombardia può essere simile a quella che c'è qui? Sì, tutti i territori hanno le loro specificità. Noi abbiamo preso delle misure che servono a rilanciare l'economia, a sostenere le imprese, credito in cassa in particolare, ma non solo. E quindi siamo vicini alle imprese in questa fase complicata, difficile. E poi investiamo molto sulle infrastrutture, che è un'altra strada per valorizzare i territori, no? La Brebemi si fa, verrà inaugurata l'anno prossimo. Io sono determinato a completare anche tutto il tragitto della Pedemontana, il tratto C e il tratto D, e così come per la TEM. Siamo a buon punto, con qualche ritardo che stiamo colmando, derivante da problemi del passato, e tutto in funzione di Expo, ma non solo, quindi stiamo dando il massimo, stiamo andando a tutta velocità. Servirebbe un aiuto anche dal governo di Roma, non soltanto di Regione Lombardia. Sì, Enrico Rodi diceva che il governo migliore è quello che governa meno, e cioè perché governare troppo vuol dire mettere burocrazia. Non so se questo governo qui ha passato questa fase critica, se rimane, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la Regione, uno degli interlocutori, anzi l'interlocutore più importante nel governo è il Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, con cui ho un ottimo rapporto che ci sta dando una grossa mano, e per lui è l'interlocutore del governo. Un buon rapporto, spero che rimanga questo rapporto perché abbiamo risolto un bel po' di problemi. La legge di stabilità si avvicina, quali potrebbero essere le problematiche anche per la Regione? Che ci diano un po' di soldi, che ci lasciano tenere le tasse pagate dai lombardi, basterebbe questo, tutto il resto glielo regaliamo.